Come sapete, la separazione delle carriere è nel programma di governo e abbiamo più volte ribadito il concetto che essa sarà presentata. Aggiungo che la separazione delle carriere è consustanziale a una riforma, peraltro forse ancora più importante, che è quella del Consiglio Superiore della Magistratura, per ovvie ragioni che una separazione delle carriere comporta due Consigli Superiori della Magistratura separate, sulla cui formazione e sul cui modo e criterio di elezione poi vi sarà un dibattito successivo. Si tratta di attuare in pieno quello che è il principio fondamentale del codice accusatorio, voluto a suo tempo da un eroe della Resistenza pluridecorato, il senatore Vassalli, che con il suo codice accusatorio aveva posto le premesse perché senza separazione delle carriere e senza composizione diversa del Consiglio Superiore della Magistratura, questo codice, che già è stato menomato, alterato, demolito e che noi intendiamo ricostruire e riproporre, non avrebbe significato. I tempi più o meno sono quelli che ha detto lei. Naturalmente, trattandosi di una revisione costituzionale, perché per fare la riforma radicale occorre cambiare questi articoli della Costituzione, l'iter sarà ovviamente più lungo, come sapete, e per di più intersecandosi con quello sulla riforma del premierato avrà dei tempi di cose. Però se lei mi chiede quando sarà presentato, io dico che con ragionevole probabilità e quasi certezza lo sarà entro il mese di aprile o al massimo di maggio di questo stesso anno.